vigile urbano va smulta. Poi abbiamo parlato del servizio che fa il vigile urbano e lo fa in un luogo preciso che è la strada. Abbiamo detto che la strada è un bene collettivo, un bene di tutti quanti, e la dobbiamo utilizzare come se fosse una cosa che ci appartiene. Abbiamo fatto l'esempio dello smartphone, del computer, che non lo distruggiamo, così non distruggiamo la strada e la usiamo in modo corretto. Abbiamo parlato delle regole che ci stanno sulla strada, e quelle regole sono contenute in un libro grande che è il codice della strada. Ci sono scritte tutte quelle cose che dobbiamo fare e che non possiamo fare sulla strada. Abbiamo parlato del rispetto dei diversamente abili, persone che già sono penalizzate nella vita, e noi cosiddetti normali con il nostro comportamento non possiamo aggravare la loro situazione. Abbiamo detto anche che gran parte delle norme contenute nel codice della strada potrebbero non essere scritte perché fanno parte della buona educazione, come quella ad esempio di gettare cose dal finestrino della macchina, è vietato dal codice, ma è soprattutto vietato dalla buona educazione. Abbiamo detto quali sono gli atti vietati sulla strada, che sulla strada non si può per esempio giocare a pallone e sulla strada non si può andare con lo skateboard non è riconosciuto come veicolo e pertanto non può andare sulla strada e tantomeno sul marciapiede. Abbiamo detto che il marciapiede è il luogo destinato all'esclusiva circolazione, e quando dico esclusiva intendo solo quella di che cosa? Dei pedoni, delle carrozzine per i bambini, delle carrozzelle per gli invalidi. Null'altro può circolare sul marciapiede. Oggi invece andremo a parlare del pedone, di come si comporta il pedone sulla strada, una cosa che vi interessa direttamente, perché voi già siete utenti della strada e quindi in qualità di pedone dovete comportarvi in un certo modo.